Buonasera e buona domenica anche dalla redazione sportiva del TG. Noi apriamo con il calcio, una domenica di attesa per la Lucchese che giocherà domani sera alle 20:45 al Franchi di Siena. Andiamo alla presentazione del match dei rossoneri. Via al Tour de Force o trittico che dir si voglia per la Lucchese che giocherà tre partite nel breve, anzi brevissimo spazio di soli 6 giorni. Si comincia lunedì sera ore 20:45 a Siena nel posticipo della 16ª giornata. Seguiranno poi in rapida successione la gara interna di giovedì 8 con la Cremonese e l'ostica trasferta di domenica 11 sul sintetico del Marmi di Carrara. Una alla volta, ribadito Calderisi alla vigilia, e dunque si pensa e si è lavorato in questa lunga e quasi interminabile settimana solo al Siena. La rifinitura di domenica mattina al Porta Elisa nulla tolto e nulla aggiunto all'idea del Nanu, che sa benissimo quanto sia importante partire col piede giusto in questo mini Tour de Force. Dunque, considerando che Specie si è rimesso dall'attacco influenzale e che De Feo sarebbe stato uno degli ex di turno, dall'altra parte c'è Marotta, è squalificato, spazio a Fanucchi in avanti, che costituirà anche l'unica novità nello schieramento che calerà al Franchi. Riepilogando, Lucchese in campo con Nobile in porta, le Specie, Dermacco e Capuano in difesa, Merlonghi, Bruccini, Nolè, Cecchini, Cerniera Mediana, Terrani e Fanucchi a sostegno del bomber forte in odore di doppia cifra. Il pallone racconta, scavando in antichi ricordi fino all'immediato dopoguerra 1947, campionato di Serie B, che la Lucchese non vince nella città del Palio dalla bellezza di 69 anni, 1-0 con gol di un tal Coppa, e che la tradizione in terra senese è davvero poco esaltante. Basti ricordare che il 6 febbraio scorso, e parliamo di soli 10 mesi fa, la squadra rossonera incappò nell'ennesima sconfitta al cospetto della Robur, che si impose 2-1. Successe tutto nella ripresa, Cori portò in vantaggio la formazione di casa. Il punto del momentaneo illusorio pareggio fu molto bello e fu firmato da Nino Ashong con un pregevole sinistro di controbalzo. Ma 5 dalla fine, Cedric riportò in vantaggio il Siena per il definitivo 2-1. Pensate che rispetto a quella lucchese, e il dato deve far riflettere, lunedì sera saranno in campo i soli Specie e Terrani. Si è giocato naturalmente negli altri campionati. In questa edizione vi proponiamo risultati di Serie D eccellenza, poi alle 19:30 il quadro completo anche degli altri tornei. In Serie D, 14ª giornata, 2 pareggi e 1 sconfitta per le nostre. Argentina-Ligorna 1-1, finale Ligure-Montecatini 3-1, Gavorrano-Savona 2-1, Montemurlo-Ghivi-Borgo 1-1, Lavagnese-Real Forte-Querceta 3-3, Massese-Fezzanese 3-2, Ponsacco-Grosseto 2-1, Sporting-Recco-Unione Sanremo 0-3, Viareggio-Sestri-Levante 0-1. 3 squadre al comando in classifica sono Lavagnese, Massese, Gavorano 27, Savone e Sanremo 24, finale Ligure 22, Real Forte e Querceta. Questo per le prime posizioni. Viareggio scivola ancora, rimane a quota 14, il Ghiviborgo è ancora ultimo nonostante il buon pareggio di Montemurlo. Abbiamo anche i risultati del campionato di eccellenza. Qui siamo giunti alla 13ª giornata. Castel Fiorentino Roselle 0-2, Cuoiopelli San Marco Avenza 3-1, Larcianese Cenaia 2-3, La Portuale Piombino 1-3, Ponte Bugianese Gambassi 3-2, Seravezza Camaiore, il derby Versiliese 4-0, Sporting Cecina San Gimignano 1-0, Urbino Taccola Pietrasanta 1-2. Classifica Roselle 29, Seravezza 28, domenica prossima ci sarà il confronto diretto tra queste due squadre. Cenaia 25, la Portuale 22, Atletico Piombino 21, il Camaiore rimane a quota 15, il Pietrasanta rimane al penultimo posto con 9 punti, comunque si riavvicina un po' alla zona, diciamo, salvezza. Prima di passare al basket, vi ricordo nel campionato di Serie B di calcio femminile la vittoria esterna, la bella vittoria dell'Associazione Calcio Femminile Lucchese che ha vinto 2-0 sul campo delle Liguri del Molassana Boero. La doppietta nella ripresa al 47esimo e al 67esimo della Pieroni, quindi una bella vittoria per le ragazze di De Luca. Dicevo del basket perché questa sera ne parleremo naturalmente nel TG delle 19:30, va in scena il big match al Pala Tagliate di Lucca, inizio della partita alle ore 18 tra il Gesam Lemura Lucca e il Famila Schio, squadra campione d'Italia, squadra che guida a punteggio pieno anche questo campionato. Un appuntamento attesissimo. Al Pala Tagliate si profila tra l'altro il pubblico delle grandi occasioni. Vedremo se le ragazze di Mirko Diamanti riusciranno nell'impresa. E siamo al tennis per ricordare che il Tennis Club Italia Forte dei Marmi è finalista scudetto anche quest'anno, anche nel 2016, dopo aver vinto la semifinale di andata 5-1 sul campo del Crema. La squadra versiliese si è ripetuta già questa mattina aggiudicandosi subito i 2 primi singolari con il suo capitano Matteo Marrai e con Walter Trusendi. La finale è in programma domenica prossima a Montecatini Terme.
Una notizia anche di motori prima di passare all'hockey, ottima prova di Paolo Andreucci al Monza Rally Show. Il 9 volte campione italiano che aveva al suo fianco Anna Andreucci si è classificato 10° assoluto dietro al folto stuolo di WRC, ma saldamente primo tra le R5. La corsa è stata vinta da Valentino Rossi su Ford Fiesta WRC, navigato per la cronaca dal viareggino Carlo Cassine. Siamo all'hockey con il CGC Viareggio che era impegnato al Pala Varsacchi contro il Forte Follonica. Vittoria netta e meritata per 6-2 da parte del 100 giovani calciatori contro il Follonica al Pala Varsacchi. Ospiti che sono passati in vantaggio al 15-27 con Saavedra, ma Mirko Bertolucci su assist di Muglia al 20-34 riporta subito le sorti dell'incontro in parità. Alla fine del primo tempo spavento per un infortunio di Costa, caduto a terra, battuto il fianco, si temeva il peggio, invece per fortuna all'inizio del secondo tempo entra subito in pista e dopo nemmeno un minuto scarso dal via della seconda parte della contesa è proprio lui, Costa, a perfezionare un assist per Capitan Palagi che realizza un gol stupendo per il vantaggio del 2-1 del Viareggio. Montigel spreca una punizione di prima al 16-48, ma Gavioli al 15-23 realizza davvero un bellissimo gol al volo per il 3-1. Poi ci pensa ancora Mirko Bertolucci a riportare in gol i bianconeri per il 4-1. C'è una punizione di prima non sfruttata ancora dai bianconeri con Mirko Bertolucci. C'è Marigno che segna il gol del 4-2 a 3 minuti dalla conclusione della partita, ma Pagnini spreca a sua volta una punizione di prima, trova sulla sua strada un perfetto Leonardo Barozzi e poi Rubio con due punizioni di prima fissa 1.59 dalla fine il punteggio sul 5-2 a 17 secondi dalla conclusione, fissa il risultato meritatamente sul 6-2. Mercoledì trasferta a Correggio dove i bianconeri di Alessandro Bertolucci vogliono proseguire il momento magico. Viareggio chiama, ma Forte dei Marmi e anche Lodi rispondono. Vediamo il quadro completo della 10ª giornata. Bassano Breganze 5-5, CGC Follonica abbiamo visto 6-2, Giovinazzo Amatori Lodi 5-6, Monza Forte dei Marmi 1-5, Valdagno Cremona 2-5, Sarzana Trissino 7-5, Sandrigo Correggio 2-5. Classifica Forte dei Marmi 23, CGC Viareggio Amatori Lodi 21, Breganze 18, Follonica e Monza 16, poi via via tutte le altre. Da ricordare che Follonica, Monza, Valdagno e Sandrigo hanno una partita in meno. È tutto per questa edizione del tardo pomeriggio, naturalmente della Ticino Sport. Il quadro completo della giornata, comprese le immagini e il risultato della partita del basket Lemura alle 19:30. Per il momento è tutto, grazie e buon proseguimento di serata.